tormentate, molestate, oppresse, ossessionate. La violenza contro le donne è un fenomeno più grave e diffuso di quanto si possa pensare, anche nei paesi più evoluti sul piano dei diritti civili come l'Italia. Spesso la violenza ha modo di manifestarsi ed esplodere nell'ambito delle relazioni affettive tra le pareti domestiche, proprio dove dovrebbe essere maggiormente garantita la propria incolumità. I numeri riguardanti questa emergenza restano preoccupanti e si prospettano sicuramente lunghi cambiamenti culturali e sociali necessari per uscire da questa spirale di violenza e silenzio. Motivo per cui è indispensabile un'attività di prevenzione per sensibilizzare la società civile a un fenomeno che sembra essere una vera piaga sociale. Domani, 25 novembre, centinaia di iniziative sono state organizzate in tutta Italia per dire no alla violenza. È così che si celebra la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, istituita nel 1999 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. E il Comune di Pozzuoli a tal proposito ha dato vita ad un evento organizzato per domani, appunto 25 novembre, per sollecitare e invitare la cittadinanza alla manifestazione unitaria, per spronare la popolazione a ribellarsi e combattere contro un uso così spropositato della violenza. Evento organizzato dall'assessore alle politiche sociali Teresa Stellato, grazie alla collaborazione della Commissione per le pari opportunità del Comune di Pozzuoli, dell'associazione Febe Onlus, il Cerchio delle Donne e del Coordinamento Donne Flegree. La partenza della manifestazione è prevista per le ore 10 dal Belvedere di Via Pergolesi. Ci sarà una grande manifestazione unitaria che vedrà il corteo partire dal Belvedere di Via Pergolesi. Di fronte al carcere abbiamo scelto questo luogo non a caso perché rappresenta il momento del silenzio e della rottura del silenzio. Qui confluiranno le scuole superiori dei Pozzuoli e ci saranno ancora le sigle sindacali, CGIL, CISL e UIL, ognuna delle quali ha organizzato uno sportello rosa, e ci saranno delle performance teatrali, della musica, mostre di pittura, scultura, e sarà comunque un momento di grande condivisione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica. Una giornata all'insegna della riflessione e del confronto riguardo la strada da percorrere in materia di sicurezza personale e autodeterminazione delle donne e dei principali ostacoli da rimuovere. Il nostro obiettivo principale è quello di rompere l'omertà che è intorno al fenomeno della violenza e anche di sfatare alcuni pregiudizi, perché molte donne sono restie a denunciare la violenza subita perché c'è ancora il pregiudizio che l'avvicinarsi ai servizi sociali comporterebbe poi la perdita dei figli minori, perché il comune poi li farebbe rinchiudere nelle case famiglie.